quando è che il pallone ti ha fatto innamorare? gioco a calcio da quando ero piccolo ho sempre giocato con mio padre e mio fratello davanti a casa, poi all'età di 11 anni ho iniziato a giocare con una squadra di maschi e poi da lì ho intrapreso la carriera con una squadra femminile della mia città che è il Potenza e ritrovarti ad Arezzo come è andata? Uh, per me mh, questa è mh, una bellissima realtà e mh, mi trovo veramente bene. Io qui posso crescere tanto. Vieni dalla Basilicata. E, mh, hai lasciato anche la famiglia laggiù allora. Sicuramente mh, è difficile stare lontano dalla famiglia, però quando hai ambizioni forti e grandi. Uh, vai dritto per la tua strada, insegui il tuo sogno, che è la cosa più importante e più bella per uh, il futuro e per, la... per il futuro della tua vita. Tra l'altro, andrai anche a scuola, frequenterai la scuola? Sì, frequento il quarto anno del liceo scientifico qui ad Arezzo. E, um, e... E come vai? Dì la verità. Come vai a scuola? Me la cavo, cerco di, di andare di pari passo sia a scuola che a calcio e cerco di dare sempre il massimo in entrambe le, le cose. In che ruolo giochi? Faccio centrocampista. Ma mi hanno detto che hai fatto quattro reti, ma fai la centrocampista che segna? Sì, con l'Under-19 ho fatto quattro gol, sono molto felice di aver aiutato anche la squadra e spero di farne altri. Senti, il tuo sogno, un giocatrice di Serie A o di altre serie che secondo te gli vorresti assomigliare un pochino? Una giocatrice mh, importante ehm, non ce l'ho ora, però ehm, l'unica cosa è, eh, che so ad oggi è di eh, imparare tutto dalle mie compagne di squadra perché hanno eh, esperienze e vissuti calcistici diversi e importanti. Che musica eh, ti accompagna quando ti prepari per le partite? Ad oggi la musica che mi accompagna um, è sicuramente quella degli anni 90 come Gianni Morandi, Vasco Rossi e cantanti dell'epoca, ma oltre loro anche um, canzoni del momento um, della, della mia età. E... Senti, i maneschini ti piacciono? Non le ascolto frequentemente, però alcune canzoni le, le conosco, ma non mi fanno impazzire così tanto. Ma sei proprio una brava ragazza, <ride> eccezionale. Vedete, eh, ragazze che amano il calcio e che vivono come qualsiasi ragazzina, perché a 17 anni sia questo, anche se si è donne. E soprattutto una cosa, io, mh, il tuo desiderio più importante è che i tuoi siano orgogliosi di te, i tuoi genitori? Sì, quello sempre, loro mi hanno sempre detto che qualsiasi scelta che faccio mi aiutano, mi accompagnano e st mi, st mi stanno vicino eh, sempre. Ti piacerebbe andare in Serie B con l'Arezzo Calcio Femminile? Certo, mi piacerebbe in Serie B, ma eh, l'obiettivo è anche la Serie A, però step dopo step, quindi sì, mi piacerebbe. Ti ricordi quando quella palla che scivola lì nel terreno verde ha cominciato a piacerti tanto? Sì, ho iniziato molto, molto piccola perché mio fratello aveva questa passione e quindi ho seguito lui, sono andata sui campi. Un suo allenatore del tempo mi, mi vide e mi disse che avrei dovuto giocare. Mi ha portato con lui con i ragazzi e ho giocato sei anni con, con i ragazzi e poi sono andata nella, nella squadra femminile. Da dove è iniziato? Qual è la città dove è iniziato tutto questo? È iniziato tutto a Firenze, ehm, prima giocavo nello Scandicci con i maschi, dopodiché sono passata per motivi di età. Sono passata nella squadra femminile eh, di Firenze che a quel tempo era la CF Firenze che ora è diventata Fiorentina e quindi ho iniziato lì subito dalla prima squadra a 14 anni senza fare le giovanili ma mi hanno voluto subito in prima squadra. Ti è sempre piaciuto fare la bomber della squadra? Sì dai diciamo che ho sempre segnato anche da piccola facevo tanti gol quindi mi piace, mi piace la sensazione di di scuotere la rete e di portare la vittoria per la squadra. Tra l'altro sei la bomber, ma giochi anche con la squadra, apri dei varchi, questo ti piace, insomma, essere una componente. Sì, sicuramente certo, è importante anche, essendo questo uno sport di squadra, mettersi a disposizione della compagna, aiutare e fare quello che è possibile per portare la vittoria a casa. Senti, ti ricordi quando eri a Firenze, prima di tutto, che squadra tifavi? Ah, ho sempre tifato Fiorentina, io ho il cuore viola da sempre. Contentissimo, sono io sono contentissimo perché noi siamo di, per una squadra che ci dà sofferenza, però... Insomma. Sì esatto, purtroppo la Fiorentina non ci porta molte, molte vittorie e molti trofei, però la passione è passione, siamo fiorentini da sempre e non si può cambiare questo. C'è un modello che ti sarebbe piaciuto essere come lei, in Serie A qual qualche giocatrice che ti piace, ti piace come gioca, come... Ho avuto la fortuna di giocare con una grande, che è Patrizia Panico. Ho giocato con lei quando ero la Fiorentina e mi ha insegnato tanto, nonostante adesso abbia smesso. Le auguro il meglio per la sua carriera da allenatrice e mi ispiro a lei, cerco di fare il massimo. È sempre stata lei una che si dedicava anche alla squadra, mi ha dato una grande mano. Secondo te, stanno cambiando i tempi per quanto riguarda il calcio femminile? Diciamo che qualcosa sta cambiando da quando ho iniziato, ci sono stati dei progressi, ancora c'è tanto da lavorare, ma penso che la strada sia quella giusta. Un'altra cosa importante: se tu guardi verso il futuro, ti piacerebbe arrivare alla Serie A con questa squadra? Amaranto? Sarebbe sicuramente un sogno. Intanto. Lavoriamo passo dopo passo, cerchiamo di raggiungere intanto la promozione alla B e poi chissà vediamo. Secondo te un'altra domanda importante, il fatto che la Nazionale di calcio femminile ebbe quell'Esplora importante che Sky gli dedicò del, del tempo, eccetera, ha favorito questo ingresso del calcio femminile? Sì, sicuramente lo ha favorito, diciamo che le squadre maschili si sono più interessate al femminile, hanno cominciato ad investire qualcosa di più, purtroppo ancora non siamo dove si vorrebbe essere, però passo dopo passo anche questo sicuramente aiuta. Che tra l'altro ricordiamo che molte di voi devono anche lavorare perché con questo lavoro qui, con il calcio non si va avanti in alcuni casi. No, purtroppo siamo ancora delle dilettanti, quindi non si può vivere di calcio. Speriamo che un tempo, prima o poi, le nostre success come si dice? Le ragazze che ci succederanno riusciranno a vivere di questo. Che musica ami? Che musica ti carica quando devi affrontare un match? Di solito ascolto musica piuttosto soft, piuttosto tranquilla, non sono per la musica forte, hard rock, no, niente di tutto ciò, ascolto musica italiana, cantautori, cantatrici italiani, quindi roba che in realtà mi, mi tranquillizza un po'. C'è, come ultima domanda, c'è una passione oltre il calcio che ti affascina, per cui magari gli dedichi un po' di tempo, un hobby? Sì, mi piace molto stare in cucina, mi piace stare nella natura. Ho questa passione, ho il mio piccolo orto, diciamo che mi piace stare a contatto con i doni che ci ha fatto la terra. Ma abiti ancora a Firenze? Sì, abito a Firenze e sì, abito sempre a Firenze, ci muoviamo con il pulmino e veniamo in 9-10 da Firenze e questo per noi è bello, ci piace stare insieme. Che cosa hai pensato quando abbiamo perso 1-0 con la Juventus? Che nonostante gli sforzi non abbiamo mai fortuna, anche quando magari ci meritiamo qualcosa di più, non ci sorride mai la fortuna. Comunque, domenica è andato bene, siete in testa alla classifica. E sono, è un campionato difficile, che ne dici? Te? Sono d'accordo, è un campionato difficile, però è anche bello che sia un pochino complicata perché se no sarebbe troppo semplice. Quindi ci piace l'avventura, ci piace fare le cose difficili e cercheremo di fare il massimo. Ciao Bomber.